ciao a tutti questa è la sciarpa che avete visto nell'anteprima che andremo a realizzare insieme è una sciarpa che ha questo, questo incrocio qui davanti Io ve lo faccio vedere anche con questo motivo bellissimo ho lavorato con la lana baby bucket che è una lana mista 50 per cento acrilico e 50 per cento lana che avete già visto anche la descrizione all'inizio del video quindi passiamo al tutorial i campioni li faremo con 60 catenelle però per avere la misura giusta vi faccio vedere qui questa facciamo la spalla di qua dobbiamo andare a fare le catenelle che girano intorno qui alle spalle con la misura che ho fatto con questo ho montato 140 catenelle e questo 140 catenelle deve essere un multiplo di 5 quindi qualsiasi numero di catenelle che andrete ad avviare che passerà, che girerà intorno alla vostra spalla, deve essere un multiplo di 5. Ve lo faccio con un campione di 60 catenelle, così vedete il punto anche in modo di lavorare questa sciarpa. Prendiamo l'uncinetto numero 5, la lana che vi ho fatto vedere, il numero d'uncinetto consigliato è 3 e mezzo, ma io sono andata a lavorarla con uncinetto 5 perché mi piace che i lavori vengono morbidi ho avviato 60 catenelle state attenti a non attorcigliare le catenelle e andiamo a chiudere in tondo senza far attorcigliare il lavoro chiudiamo con una maglia bassissima Iniziamo il punto, la prima riga, facciamo una catenella e andiamo a lavorare una maglia alta. In questo punto. Nel successivo, lavoriamo una maglia alta, e nel successivo lavoriamo una maglia alta, 2 catenelle. Saltiamo 2. 1 e 2 e di nuovo ripetiamo 3 maglie alte nei tre punti e 2 catenelle e saltiamo le due catenelle quindi andiamo a ripetere questo motivo fino alla fine del giro Ho terminato di lavorare fino a dove noi abbiamo l'inizio del lavoro, arrivando a questo punto, non devo andare a chiudere così con la maglia bassissima. Ho fatto le due catenelle, saltiamo queste due catenelle qui e andiamo a girare il lavoro in questo modo. Ok, la chiusura è così. Che cosa facciamo? Questa qua lo giriamo in questo modo e andiamo a continuare a lavorare il motivo della prima riga perché adesso andremo a lavorare in tondo. Quindi entriamo qui e lavoriamo una maglietta, una maglietta e una maglietta. Quindi non facciamo altro che ripetere la sequenza che abbiamo qui sotto, quindi 2 catenelle e andiamo a lavorare, già ce l'abbiamo predisposta, a lavorare 3 maglie alte. Quindi 2 catenelle e andiamo a lavorare 3 maglie alte. Quindi continuiamo a lavorare fino ad arrivare all'inizio qui. Ho terminato di lavorare. Questo giro, questo primo giro allungato, arrivando a questo punto, dobbiamo andare a chiudere 1 e 2. L'ultima, 2 catenelle. Andiamo a chiudere qui nella prima maglia alta con una maglia bassissima. A questo punto, mettiamo in marca marcapunto per non perdere l'inizio del lavoro. Andiamo a lavorare il secondo giro. Inseriamo l'uncinetto in mezzo in questa maglia alta in mezzo e facciamo una maglia bassissima e lavoriamo una maglia bassa. Andiamo a lavorare 5 maglie alte in questo spazio delle due catenelle precedente quindi carichiamo il filo, entriamo qui e lavoriamo 5 maglie alte. Saltiamo questa maglia alta al centro. Lavoriamo una maglia bassa. Di nuovo entriamo nello spazio formato delle due catenelle e lavoriamo 5 maglie alte. Saltiamo questa maglia alta. Centro lavoriamo una maglia bassa, quindi dobbiamo andare a ripetere 5 maglie alte in questo spazio, una maglia bassa a centro di questa maglia alta. Quindi continuiamo così fino ad arrivare dove abbiamo messo il marca punto Ho terminato di lavorare secondo giro arrivando a questo punto dove abbiamo messo i marcapunto togliamo i marcapunto e andiamo a chiudere con una maglia bassissima qui nella maglia bassa iniziamo il terzo giro entriamo qui e lavoriamo una maglia bassissima entriamo in questa seconda maglia alta e facciamo una una maglia bassissima e riazziamo con una catenella e andiamo a lavorare una maglia lavoriamo una maglia alta nel successivo e lavoriamo una maglia alta nel successivo 2 catenelle Saltiamo 1, 2 e 3 e andiamo a lavorare una maglietta qui. Una maglietta nel successivo, e una maglietta nel successivo. 2 catenelle. Saltiamo 1, 2, 3. In questo andiamo a lavorare una maglietta nel successivo una maglietta nel successivo una maglietta dobbiamo ripetere questo motivo fino alla fine del giro e poi dobbiamo ripetere il secondo giro e il terzo giro fino ad avere la tezza desiderata per questa sciarpa qui ho lavorato 11 giri alternando il secondo giro e il terzo giro, quindi da qui a qui: è l'altezza della sciarpa quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ho fatto 11 giri, quindi potete decidere l'altezza che volete facendolo di più o di meno. Per quanto riguarda questa, andrò a rifinirla facendo un altro giro o due per utilizzarla come la fascia per i capelli. Andrò a lavorare un altro giro per avere l'altezza desiderata. Questo è un progetto che possiamo realizzare per avere un completo sia la fascia per i capelli, sia questa sciarpa che possiamo indossare in diversi modi andrò a terminare questo lavoro ho terminato di lavorare un altro giro quindi abbiamo in totale 1 2 3 e 4 giri per questa fascia qui arrivando a questo punto dove abbiamo il marcapunto tagliamo il filo E andiamo a prendere l'ago da lana per chiudere togniamo il marca punto passiamo il filo e ricreiamo la sola di chiusura passiamo due volte e andiamo a fissarla dietro facendo passare qui appunto tagliamo il filo in eccesso è la stessa cosa che andremo a fare qui a nascondere questo filo d'inizio qua il filo della catenella dobbiamo andare a nasconderla adesso vi faccio vedere che la nostra fascia è pronta vedete spero che l'idea della fascia capelli vi piaccia abbiamo fatto due progetti utilizzando un motivo solo grazie per aver guardato i video ci vediamo al prossimo video ciao